Bene, allora scusate, incominciamo questa nostra mattinata di lavoro insieme. Io mi chiamo Lorenzo Frigerio, sono il presidente regionale di Libera e questa mattina, come sapete, il motivo per cui siamo qua tutti, teniamo a battesimo il coordinamento di Libera Como e Provincia. Un percorso importante che è stato fatto in questi ultimi mesi, poi appunto verrà raccontato, avremo modo di discuterne e di ragionare anche come questo pezzo che si aggiunge all'interno del percorso regionale e nazionale di Libera sia un tassello importante, un tassello fondamentale anche per le prossime iniziative. Se non c'è nulla in contrario, anche per non fare le quattro parti in commedia, chiederei a Martino Villani, che è il direttore del Centro Servizi Volontariato di Como, di presidiare e di presiedere l'incontro di questa mattina in modo che ci sia uno scambio rispetto anche ai contenuti dell'ordine del giorno che molti di voi hanno ricevuto e che sarà oggetto di discussione. Quindi darei la parola a Martino, se non c'è nulla in contrario. Siamo nella sala del Consiglio Comunale di Villa Guardia e credo che questo sia importante, nel senso stiamo celebrando un momento che forse è la terza volta che a Como si cerca di realizzare, questa volta ce l'abbiamo fatta e ci sembrava importante farlo sia all'interno di una manifestazione come quella dell'Isola che c'è, che è il momento in cui le realtà del territorio si presentano ai cittadini per far vedere cosa sanno fare, come lo fanno, sia il fatto di farlo in una istituzione perché è un momento importante. Il lavoro che è stato fatto dai ragazzi che conoscete tutti e che ci hanno aiutato come organizzazioni a far sì che questa idea che già circolava sul territorio potesse diventare realtà è un percorso che come diceva Paolo Moretti, iniziato Paolo ha già sentito come giornalista e ha scritto in queste settimane più volte sul giornale, diceva un percorso che parte da lontano ma che oggi in qualche modo cambia perché un lavoro portato avanti da una quindicina di persone oggi diventa patrimonio di tutte le organizzazioni che hanno scelto di starci. È chiaro che senza questi 15 non so come chiamarli, liberini, con tutti i liberini, senza questi ragazzi che in qualche modo hanno raccolto una necessità che noi abbiamo, perché l'avete detto che volte voi 15 giorni fa, gli arresti che ci sono stati su Mariano e via dicendo, qui si occupano di una questione che è nostra, di cui non sempre tutti riusciamo ad occuparci, ci stimolano ad esserci e a partecipare. Poi nell'arco della mattinata avremo modo di sapere anche quali sono le prossime iniziative, però credo che a loro un ringraziamento forte per la capacità di tenere e di aiutare tutti gli altri a starci sia da fare. Con questo, poi ho detto perché dovrei fare un oratore, due cose. Ringraziamo il Comune di Villa Guardia che ci ospita, purtroppo il sindaco non poteva essere presente, abbiamo però la presenza di Mario Lucini, sindaco di Como, e credo che sia importante una testimonianza come la sua di vicinanza a questo percorso che va a cercare di sensibilizzare il territorio sul discorso della legalità. Per cui lo chiamerei qua giusto a salutarci. Grazie. Io ho rivisto, riascoltato Don Giorgio l'anno scorso dopo molti anni a Lecco in un'iniziativa del coordinamento di Libera della provincia di Lecco e l'ho ritrovato sempre capace di colpire al cuore le persone. In particolare mi ha colpito il concetto che ha espresso e che ci coinvolge tutti personalmente.
quello che primo passo verso la legalità è quello di non tanto sconfiggere le mafie, ma sconfiggere la mafiosità che c'è dentro ciascuno di noi. Penso che questo sia un concetto molto, molto attuale, soprattutto in momenti di difficoltà come questi. C'è la tendenza a rinchiudersi nel proprio orticello, a tutelare i propri piccoli privilegi, a ricercare le proprie piccole scorciatoie. Questo è un processo, un rischio dal quale penso non si esente nessuno di noi. E questo penso sia davvero un obiettivo importante che attraverso anche la vostra iniziativa possiamo cercare di perseguire tutti insieme. Un percorso di relazioni, è importante che Libera non sia solo o tanto l'ennesima associazione, ma un punto di coagulo e di convergenza tra diverse realtà associative. È un percorso di responsabilità, quindi lo stimolo a rivedere i nostri interessi, i nostri percorsi in un contesto che ci vede insieme agli altri, in un contesto di comunità in cui il diritto di ciascuno di noi deve ritrovarsi nel diritto del nostro vicino. Quindi il sapere che anche il piccolo aiutino, il piccolo privilegio che ricerchiamo per noi stessi non è una cosa che non fa male a nessuno, ma in realtà toglie qualcosa ad altri. Quindi io credo che l'occasione di stamattina e il percorso che ci offrite sia il primo stimolo per intraprendere con più convinzione una strada di questo tipo, sia all'interno di Libera, ma sia nelle nostre comunità, nell'esperienza quotidiana di tutti i giorni. Sappiamo tutti che sono momenti abbastanza difficili in cui bisogna immaginare percorsi nuovi, diversi, di maggiore corresponsabilizzazione per offrire a tutti servizi, aiuti, sostegni, le istituzioni pubbliche, ci accorgiamo tutti i giorni, non sono in grado di mantenere nello stesso modo e con le stesse modalità servizi, sostegni ai quali eravamo abituati. Quindi questo deve coinvolgere tutta la comunità per individuare percorsi nuovi e nella legalità e nell'attenzione alle persone. Quindi io penso che su questa strada il vostro contributo possa essere grande ed è importante riuscire a tenerci in contatto e tenervi in contatto anche col mondo delle istituzioni per costruire cammini comuni e utili per tutta la nostra comunità. Grazie. Su quest'ultima cosa che ha detto il sindaco, quando abbiamo fatto alcuni momenti di preparazione per arrivare a questo momento, ci siamo incontrati sia con il colonnello dei Carabinieri di Como che con un magistrato, e quando si è ragionato su cosa voleva dire mettersi in un'organizzazione che ha come fine quello di sì, promuovere la legalità, ma anche contrastare la mafia, ci si è chiesti come si può pensare di tutelare le persone che si muovono su questo tipo di attività. Quello che ci hanno risposto entrambi è stato: l'importante è che questa azione sia del territorio e non sia delle singole persone. Per cui, come diceva adesso il sindaco, è importante che le organizzazioni ci siano visivamente sul fatto di metterci la faccia e di far sentire che le cose che porta avanti Libera, ma questo credo lo sappiate tutti, però lo ripeto perché credo che sia facile pensarlo quando non succede niente, difficile quando invece poi magari può essere richiesto di far sentire che ci siamo, no? Quindi ricordiamoci di questa cosa. Oggi abbiamo una ventina, dopo le leggerò, di organizzazioni che iniziano a partecipare al coordinamento di Como. Ce ne sono altre che già anche in questi ultimi giorni hanno detto che sono disponibili a
ad aggregarsi, e quest'opera di collegamento con il tessuto della nostra provincia deve essere comunque continuamente incentivato. Vi dico quali sono i punti all'ordine del giorno. Uno, la relazione su come siamo arrivati a questo momento che farà Stefano Rosetti. Se qualcuno vuole in qualche modo sostenere questo momento anche con delle brevi riflessioni, quindi parlo dal pubblico, abbiamo pensato che è utile poterle avere. La presentazione del programma regionale di Libera, in modo che sappiate all'interno di cosa si va a collocare il lavoro di Como, era fatta da Lorenzo Frigerio, e poi abbiamo la nomina del referente provinciale di Como. Allora lascio la parola a Stefano Tosetti per condividere il percorso fatto fino a qua. Okay, grazie. Innanzitutto, per quello che già detto Martino in introduzione, oggi noi concludiamo un percorso che ha avuto inizio formalmente più o meno un anno fa, esattamente qui all'isola di Cè, dove l'anno scorso era stato organizzato Dove sta la mafia Como, invisibile criminale, proposta di legalità, un convegno che aveva interessato il pomeriggio della domenica all'isola di Cè dell'anno scorso. Da quel momento abbiamo cominciato un gruppo di una quindicina di persone a ragionare concretamente sulla possibilità di creare un coordinamento provinciale di Libera qui a Como, forti dell'aiuto di alcune realtà come il CSB, come l'ACI, come l'Isola di Cè, che fin dall'inizio ci hanno subito dato una mano concreta nell'organizzarci, nel capire quali erano stati anche gli errori del passato che non avevano portato alla realizzazione di questo obiettivo. E da lì abbiamo iniziato un percorso che ha guardato principalmente il rapporto con le altre associazioni, il coinvolgimento con le associazioni del territorio e la nostra formazione. Su questi due canali abbiamo affrontato negli ultimi mesi tutta una serie di incontri, di iniziative, e anche organizzato alcune piccole iniziative nostre. Prima di tutto, tra noi che abbiamo provato a lavorare su questo, con questo obiettivo, nasceva la volontà di dare vita Libera anche dall'aver condiviso molti di noi l'esperienza dei campi di volontariato, sia quelli dell'ARCI a Corleone in Puglia, sia quelli di Libera in Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo, nell'estate degli scorsi anni, compreso anche qualcuno anche fatto campi questa stessa estate. Il percorso di formazione è continuato con la partecipazione ad iniziative organizzate da Libera Nazione, come il convegno Mafia Nord a Torino nell'ottobre dell'anno scorso, la partecipazione alla giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia a Genova a marzo di quest'anno, e poi abbiamo iniziato col lavorare attivamente sul territorio, contribuendo insieme ad ACI, ACI e ad altre associazioni del territorio, l'organizzazione della carovana antimafia che si è avuta nel marzo di quest'anno, così come a iniziare a portare l'esperienza dei campi di lavoro di Libera nelle scuole. È successo già a De Comasco, a Como, in alcuni oratori come San Bartolomeo a Como, e l'organizzazione di alcune serate con l'aiuto dello spazio giovani di Libera. Con il coordinamento Comasco per la Pace abbiamo organizzato una bella serata con Michela Buscemi, testimone di giustizia, il 15 maggio scorso. Abbiamo organizzato banchetti sia a Erba e qui a Cantù nell'ambito dei festeggiamenti del 25 aprile e del 1 maggio, questi a Erba, e poi dell'iniziativa Corpi Scomodi a Cantù. Con la cooperativa Garabombo abbiamo contribuito nell'ambito della loro festa provinciale all'organizzazione dello spettacolo teatrale Mafia in Pentola il 4 luglio, e sempre su Como la giornata in memoria di Paolo Borsellino, una serata in memoria di Paolo Borsellino il 19 luglio scorso. Abbiamo concluso questa serie di iniziative con la partecipazione di alcuni di noi al Raduno Nazionale dei Giovani di Libera, che si è svolto dal 25 al 30 luglio a Latina. Metto in fondo quello che è stato un'iniziativa molto importante per noi, che ringraziamo il CSB per averci aiutati a
organizzare il sostegno, ma che è stata una 3 giorni di formazione che personalmente, ma penso di parlare a nome di tutti, è stata molto incisiva, presso l'ostello Rispaud della cooperativa Esilera, che è fatto da Spinavetta in Comune, una 3 giorni di formazione dove abbiamo potuto incontrarci con giornalisti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e membri dell'associazionismo comasco, nella quale abbiamo proprio iniziato a ragionare anche sulle forme di gestione di un'iniziativa come quella di Libera sul territorio. Il risultato è che oggi siamo felici di poter dire che siamo oltre una 50 di iscritti singoli e oltre una 20 di associazioni e di altre realtà della provincia di Como. C'è un gruppo che si sta costituendo, si è iniziato a trovarsi in questi mesi e si costituirà in futuro a Cantù, che sta lavorando nella prospettiva di creare un presidio cittadino a Cantù. E concludo questo primo intervento ricordando che appunto sul canale della collaborazione con queste associazioni che ci hanno accompagnato fin qui, aiutandoci in questo percorso, adesso noi vogliamo iniziare quest'altro percorso che inizia oggi e che speriamo ci porti lontano. Allora, grazie Stefano. Nel programma adesso c'era la possibilità, come dicevo prima, se qualcuno ha da aggiungere qualcosa in appoggio al coordinamento di Libera, può farlo adesso. Ecco, grazie. Quello che volevo dire era presentiamoci a Michele Marciano, per questo dire responsabile anziché presidente di Lega Ambiente. Libera mente, la mente libera, benissimo. Io sono stato a Genova con loro nel mese di marzo e sono stato straordinariamente confortato da vedere queste decine e decine e decine di migliaia di ragazzi, a spese loro, o magari mamma e papà, insomma. Partecipare a questa straordinaria manifestazione che veramente dà questa grande fiducia per il futuro. Noi stiamo vivendo giorni terribili, il lascio, tutto quanto sta avvenendo in proprio modo più o meno tutti, ma questa espressione, questa presenza, questa rappresentanza ci dà una grandissima fiducia per il futuro. Io per il futuro. Io mi considero un uomo, visto la mia, e siccome è un battesimo mi fa piacere esserci e per dire che è un bel modo per passare il testimone. Noi siamo anche un po' la generazione, come dire, di partigiani di questo nostro paese. C'è chi vorrebbe arrogarsi il titolo di nuovi partigiani, no, non è così. Ci sono un sacco di apprendisti stregoni che stanno arricchendo le folle con le cose più sciocche, più deteriori. Io credo che Libera sia questa cosa straordinaria, che per Libera è un vano, benissimo, e avanti, buona navigazione. Grazie. Al coordinamento provinciale di Libera.
La CGIL, come voi sapete, da sempre mette al centro della propria azione la parola legalità, quindi è evidente che non poteva essere altrimenti che in vista del coordinamento, della costituzione del coordinamento di Libera, la CGIL desse il suo appoggio e l'adesione della Camera del Lavoro e delle categorie che fanno parte della CGIL stessa. Per tornare alla parola legalità, perché è al centro della nostra azione? Beh, quest'anno la CGIL ha in qualche modo dedicato l'anno proprio alla legalità contro la corruzione e le nostre strutture e categorie già da tempo stanno organizzando a livello nazionale ma anche a livello regionale delle iniziative sia di formazione dei quadri che di educazione e formazione alla legalità in tutti i campi. Ovviamente il nostro punto di vista è un punto di vista particolare, che è quello del mondo del lavoro e quello delle aziende, però voi capite che la nostra presenza nelle aziende, dove c'è il sindacato, c'è quindi un controllo, c'è un rispetto delle regole e quindi è molto più difficile che vi possano essere degli avvicinamenti o delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Noi riteniamo che sia molto importante la costituzione del coordinamento di Libera su Cuomo, tanto più in un momento come questo, dove la crisi economica è molto forte, colpisce soprattutto le aziende dal punto di vista della liquidità e tutti voi mi insegnate che dove ci sono problemi di liquidità e dove il rapporto tra le aziende e le banche diventa particolarmente complicato, è più facile, soprattutto in alcuni settori, che vi sia l'infiltrazione e l'ingresso della criminalità organizzata. I settori di solito più colpiti da queste vicende sono l'edilizia, sono il settore della ristorazione, dei pubblici esercizi, però in questo momento potrebbe esserci anche l'avvicinamento di realtà di criminalità organizzata anche a realtà e a aziende che sono sempre state fuori da questo da questo pericolo. Per cui la CGIL chiaramente aderisce e augura un buon lavoro a Libera e mette a disposizione la sua collaborazione per qualsiasi iniziativa che i ragazzi di Libera volessero portare a termine. Tanti auguri. Buongiorno a tutte e tutti, io sono Celeste Grossi e oggi sono qui a rappresentare l'ANCI provinciale. E mi fa molto piacere che l'assemblea sia iniziata con il racconto di una storia, dall'alto dei miei anni, della mia azione, è una storia breve, ma una storia intensa e importante, quindi sono molto contenta e ringrazio Stefano che ci ha ricordato tutti i passi fatti per arrivare a questo momento. È stata, come dico, a questi giovani amici una gestazione più lunga di una gestazione umana, ma è stata probabilmente utile e proficua. Per quanto riguarda l'ARCI, noi siamo dentro il coordinamento di Libera di Como, ma naturalmente siamo in Libera dall'origine perché sulla bandiera, come vedete, c'è scritto associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e l'ARCI è in questo sodalizio fin dal primo momento. E visto che parliamo di storia, come dire, là c'è una storia ancora più lunga rispetto alla lotta per la legalità e contro le mafie, perché come dire, abbiamo avuto l'avventura o la sventura di nascere prima. E siamo molto soddisfatti che a Como inizi questo lavoro. Michele diceva che è molto contento di essere
di passare il testimone. Io dirò una cosa, come dire, scomoda, nel senso che nonostante la mia personalità e diciamo l'età media dei dirigenti dell'ACI, noi il testimone non lo vogliamo passare, lo vogliamo portare insieme. Quindi la nostra è una dichiarazione di esistenza, di esserci costantemente, di esserci a fianco e di esserci come protagonisti sul territorio e anche all'interno di Libera. Io penso che, e questo lo penso davvero, visto che si parla di storie, che si possa fare anche un po' di storia personale, sono proprio convinta che dall'incontro di generazioni che nascono le idee nuove e sono proprio convinta che se di storia c'è bisogno, bisogna continuare a camminare insieme. Auguri a Libera di Como che nasce e buon lavoro a tutte e tutti noi. Uno di due. Rubo solo pochissimi minuti perché purtroppo ho un altro impegno, ma ci tenevo prima di lasciarvi a dire che il piccolo comitato Comasco in difesa della Costituzione, gruppo di lavoro che opera da qualche anno a Como all'insegna dell'organizzazione nazionale patrocinata fino alla sua scomparsa da Scalfaro e oggi retta dal vicepresidente in attesa della nuova nomina che è il costituzionalista Bassanini. Beh, insomma, il gruppo Comasco in difesa della Costituzione mi ha delegato questa mattina a, come dire, formalizzare pubblicamente la nostra sicura, totale, convinta adesione, quindi probabilmente non compariamo ancora nei vostri elenchi, ma le affinità e il terreno comune sono tanti e tale che darei per scontata questa adesione. Voglio raccontarvi un piccolissimo aneddoto personale e concludo. L'aneddoto personale è questo: le mie origini siciliane, peraltro trascurate colpevolmente per decenni e riprese con una certa costanza solo di recente, mi hanno portato l'estate scorsa e quest'estate, ovviamente, appunto in Sicilia, e ho visitato sia l'anno scorso che quest'anno i centri di Libera, le botteghe che allestiscono, un fervore incredibile, cioè veramente c'è uno stereotipo che andrebbe in qualche modo combattuto. In Sicilia ci sono mobilitazioni morali e civili incredibili sul terreno della mafia. Quel messaggio che ogni tanto passa di acquiescenza, di fatalismo, di sottomissione, è un messaggio per le giovani generazioni assolutamente sbagliato. Quindi in questa bottega di Libera, ecco qual è l'aneddoto, ultima, ho chiesto, come mi piace fare, di poter acquistare dei prodotti. Mi hanno detto, sono andati a Roma, non abbiamo un chilo di pasta, non abbiamo mezzo litro d'olio, venduto tutta la produzione disponibile. Quindi questo è un altro segnale che volevo darvi di come benissimo facciamo a irrigare quest'orto, ma che il Sud è un Sud che da questo punto di vista sta cercando il suo aiuto. Grazie. Noi abbiamo nel mese di agosto ricevuto la comunicazione e quindi abbiamo avuto l'opportunità di aderire a Libera, lo abbiamo fatto convinti di poter insieme noi dare un contributo come organizzazione ma ricevere anche
una collaborazione importante. Lo diceva prima Roberta Spartini, nell'impegno quotidiano che noi sindacalisti facciamo, intercettiamo. Oggi c'è una pagina sulla provincia di Alessandro Dardini che ne cita alcuni esempi. Noi intercettiamo molte situazioni alquanto dubbie rispetto alla gestione di casi, di situazioni. Quindi credo che anche come organizzazioni sindacali e come dirigenti, come delegati, come coloro che in prima persona si trovano poi a dover gestire, abbiamo la necessità di maturare una consapevolezza su quello che possiamo fare e poter contare su strutture che ci possano in qualche misura supportare. Diceva il sindaco nel suo breve saluto, la mafia non è solo, cioè, anzi, tra l'altro adesso credo che più nessuno immagina, pensando alla mafia, immagina l'uomo con il cappello nero vestito tutto elegante. Probabilmente le mafie sono la mafia è strisciante nei comportamenti mafiosi, quindi è a tutti i livelli, non si distingue più, è nei luoghi meno impensabili e rappresentato da persone meno immaginabili vicine alla mafia. Quindi è l'atteggiamento dalle piccole cose, l'atteggiamento mafioso che va combattuto, è la cultura. Quindi io credo che l'associazione libera, anche attraverso i giovani che riesce ad aggregare, riesce ad avvicinare, può fare molto per lavorare sulla cultura della legalità. La CISL è impegnata su questo fronte anche attraverso il progetto San Francesco. Noi pensiamo che tutto ciò che può andare nella direzione di favorire una cultura della legalità non debba essere vissuto in contrapposizione ma in intreccio, in sinergia e in collaborazione. Questo noi vogliamo e vi garantiamo che sarà. Parrocchiani o singoli cristiani, perché
a nostro parere l'iniziativa è stata discussa, qualcuno ha anche annunciato un altro confesso, ma a nostro parere una parrocchia è inserita in un territorio, è un luogo di incontro di persone, di giovani, un luogo di formazione e quindi è importante che dia il suo contributo tra le agenzie educative dirette a diffondere una cultura della legalità. In questo senso ci siamo tutti, diciamo, come parrocchia e come singoli parrocchiati, sono qui a rappresentare anche il parroco, l'uso della Valle che ha promosso questa iniziativa. Torricelli, rappresento le Arti che aderiscono chiaramente a Libera perché fa parte un po' della loro storia, hanno partecipato già nel passato a altri tentativi che chiaramente hanno avuto un problema legato al fatto che la specificità di Libera fa in modo che ci debba essere un presidio molto più preciso, che non collegato solo ed esclusivamente alle associazioni. Le associazioni certamente aiutano e devono contenere un po', no? Tutta questa attività, però riteniamo che sia importante la presenza di un gruppo come quello giovanile che abbiamo qui davanti, che può effettivamente lavorarci su. ACLI chiaramente ha un problema, cioè ha un'idea molto, molto chiara di quello che capita sul territorio. Ecco, la parola territorio a nostro parere è una cosa fondamentale, già ho sentito un po' dalla relazione, no? La necessità di essere collocati un po' su tutto il territorio provinciale, perché questa è una cosa che si collega molto un po' alla nostra struttura e alla nostra così, idea di lavorare sul territorio. L'ultima cosa che volevo dire era legata invece al discorso che faceva Lucini precedentemente, che è piaciuta molto e che si collega anche un po' al discorso della fatta precedentemente dalla parrocchia di Ripio. Noi riteniamo, appunto per la nostra storia di cristiani, di dover aderire in modo estremamente importante a questa associazione, a questa costituzione di Libera. Perché da cristiani è importante il discorso della cultura della legalità, il discorso del riferimento a quello che è la parola di Dio, quello che sono i concetti legati a una maniera di portare avanti un'idea cristiana della vita. E appunto, collegandomi appunto a quello che diceva Lucini, è il discorso della mafiosità che c'è in noi. Io penso che sia importante sconfiggere un po' anche questo aspetto, perché certamente la Costituzione, i gruppi che ci sono, che portano avanti il problema della illegalità sul territorio, sono importanti, ma sono importanti anche gli atteggiamenti che ognuno di noi adotta all'interno della sua vita di tutti i giorni. Va bene. Quindi auguri e forza. Io solo due parole perché appunto vorrei ringraziare prima di tutto tutti i ragazzi, alcuni dei quali ho avuto modo di incontrare durante questo percorso anche presso la nostra sede del coordinamento. È sempre emozionante vedere che tutte le associazioni che sono state qua e che hanno presentato, diciamo, la loro, e che hanno fatto gli auguri ai ragazzi di Libera sono associazioni che nel corso degli anni hanno cercato di gettare insieme affinché appunto ci fosse un passaggio e una continua crescita del territorio. Credo che anche come coordinamento abbiamo voluto e abbiamo sempre in questi 15 anni di vita lanciare dei semi e lanciare dei messaggi. Ci piace anche un po' pensare che abbiamo partecipato alla costituzione di questo gruppo e abbiamo anche noi messo qualche piccolo
qualche piccolo supporto, qualche piccolo seme affinché sul territorio potessero nascere delle altre realtà. Da questo punto di vista non so cos'altro dire, perché hanno detto tutti molto bene il loro pensiero, e quindi mi associo a tutto quello che è stato detto, e mi associo chiaramente a nome del coordinamento nel fare un grande bocca al lupo al coordinamento di Libera, e spero, come noi quest'anno festeggiamo 15 anni, tra 15 anni essere qui a festeggiare anche ancora il coordinamento di Libera. Grazie. Chiederei a qualcuno dei ragazzi di Libera di fare un intervento per chiudere questo momento di confronto prima di passare alla parte formale. Sì, io sono Tommaso Marelli, appunto del gruppo dei giovani di Libera, che hanno un po' promosso la nascita del coordinamento provinciale. La prima cosa che mi piace partire è che la nostra volontà di impegnarsi in questo tipo di battaglia è nata dalle esperienze, soprattutto dalle esperienze nei campi di volontariato, appunto in Sud Italia, cioè che è stato in Sicilia, in Calabria, in campagna in Abruzzo. Per noi la serie di queste esperienze è stato, come dire, quasi spontaneo e automatico decidere di trasportare l'entusiasmo, l'impegno, la voglia che abbiamo acquisito nella vita di tutti i giorni, quindi nel territorio che ciascuno di noi vive. Trovare la disponibilità di tutto il mondo associativo, che a differenza nostra appunto rappresenta anche una memoria storica importante e fondamentale, è stato per noi, come dire, il mattone fondamentale per poterci lanciare in questa nuova proposta. Noi abbiamo sicuramente l'entusiasmo, la voglia e la speranza di poter far parte di un cambiamento dalla nostra parte, e altrettanto importante crediamo sia appunto la partecipazione che anche appunto sin da oggi è testimoniata in tutte le realtà delle associazioni che di questo tema per un modo o per l'altro se ne sono sempre occupati, suppongo. Noi non siamo un gruppo chiuso, delimitato, anzi la nostra speranza è quella di riuscire ad espandere il più possibile quello che è stata la nostra esperienza, quella che è l'esperienza dei campi di volontariato, e che già sta dando i suoi frutti, perché ragazzi e ragazze che l'anno scorso hanno avuto l'occasione di ascoltare i nostri racconti, quest'anno una volta sono andati e sono tornati, anche loro entusiasti, insomma, di queste esperienze. Per cui sicuramente questa è una cosa su cui punteremo tanto, e ci piacerebbe che il nostro gruppo, che appunto inizialmente era costituito da 15 persone, che è già aumentato, possa nuovamente continuare ad allargarsi. Grazie. Allora, grazie a tutti, e per proseguire passo la parola a Lorenzo Frigerio, che ci aiuta a capire, come dicevamo prima, all'interno di quale contesto regionale si colloca il lavoro che poi verrà portato avanti dal coordinamento di Libera provinciale di Comune. Grazie, è un grazie non di forma, ma di sostanza. Grazie per questo momento che stiamo vivendo insieme, perché è stata una bella cavalcata in questi ultimi mesi, ma l'avete ricordato con i tanti interventi che si sono succeduti questa mattina. Questi ragazzi non escono dal nulla, arrivano cioè da un lavoro fatto negli anni precedenti da tante realtà che qui hanno preso voce e hanno portato la loro testimonianza. E quindi
Grazie a loro senz'altro, perché sono stati il valore aggiunto di questi ultimi mesi, ma va a tutti voi, va all'ACI, va a Legambiente, va alle ACRI, va al Centro Servizi per il Volontariato, va al coordinamento con la Scuola per la Pace, va alla CISL, va alla CGL, vanno a tutti quei soggetti che in questi anni su questo territorio hanno fatto quello che andrebbe fatto, quello che un magistrato come Paolo Borsellino, deputato alla repressione, un soggetto cioè incaricato di reprimere il fenomeno criminale, diceva andava fatto per contrastare le organizzazioni mafiose. Diceva Borsellino, la lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità, della complicità. Ho ricordato Borsellino perché, come voi sapete, quest'anno sono 20 anni dalla sua morte, 20 anni dall'uccisione di Giovanni Falcone, 30 anni dall'uccisione di altri due uomini importanti come Pio La Torre e Nando Dalla Chiesa. Questo pomeriggio parleremo di queste vicende, di queste storie. Scusate, già dalla Chiesa, gli ho rubato la vita di 10 anni. Capita. E parleremo appunto con. Perché anche lui 30 anni, da 82 anni. 84 volte l'ho potuto fare. Comunque, bene. Ricordiamo anche lui. Ci mancherebbe. È un elenco molto lungo. Per non sbagliarci, ogni anno scegliamo una giornata che è il 21 di marzo, dove vengono letti tutti questi nomi. I nomi noti che ho ricordato adesso, ma soprattutto i tanti nomi che non conosciamo perché sono storie molto lontane nel tempo oppure sono storie molto vicine delle quali i giornali non parlano. E quindi questo pomeriggio parleremo di questo. Parleremo di questo perché abbiamo capito che non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di approfondire. E allora permettetemi di inserire questo tassello ultimo che oggi mettiamo, l'ultimo sul tempo, ce ne saranno altri, a un cammino che oramai entra nel suo 18° anno di vita, il cammino di Libera. L'avete visto questa mattina, lo sapete, lo dico proprio per titoli, per flash. Libera è questa cosa qua, è un'associazione di associazioni che poi nel corso degli anni ha cambiato più volte pelle. Ha cambiato più volte pelle tenendo alcuni riferimenti fondamentali all'inizio, ma poi aprendosi anche al cambiamento. Credo che non esista realtà associativa, sindacale, di cooperazione che abbia cambiato così tante volte lo statuto come ha fatto Libera in questi 18 anni. Libera nasce nel 95, subito dopo le stragi, e c'è un patto forte tra le centrali associative, sindacali, nazionali, per dire abbiamo capito che quell'invito che ci fa Paolo Borsellino, che ci faceva Paolo Borsellino, è un invito che noi dobbiamo raccogliere in qualche modo. Se abbiamo a che fare con un fenomeno criminale nelle sue diverse denominazioni, da Cosa Nostra alla 'Ndrangheta, da Camorra a tutte le altre forme che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è proprio perché non c'è stato un cambiamento di cultura e queste organizzazioni, pur colpite in maniera intelligente e continua dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, si sono continuamente rigenerate. E perché si sono continuamente rigenerate? Perché alla fine pescavano manovalanza e nuove leve all'interno di un sistema culturale che è poi il sistema che conosciamo molto bene, che è quello del nostro paese, che è quello che sta producendo anche gli scandali continui, a ripetizione, di cui leggiamo ancora oggi sulle pagine dei giornali. Questo è un paese che dal 99 non riesce ad approvare, a ratificare il suo sistema, la Convenzione contro la corruzione. E quotidianamente leggiamo e sentiamo di episodi di corruzione. Non sto qua a fare campagna elettorale, ma è chiaro che fino a quando la politica non prenderà sul serio questo tema e tutto quello che è connesso, perché non stiamo parlando soltanto di criminalità organizzata, ma stiamo parlando di un sistema più generale, un sistema dove appunto l'illegalità è la regola quotidiana, dove vince il più furbo, dove in buona sostanza non c'è uno spazio per il merito, per la crescita, per lo sviluppo che non sia slegato dal comparaggio, dalle clientele, da tutto un sistema di favori che purtroppo è quello su cui si è costruita anche la nostra società.
al sud come al nord, al sud come al nord, e che sia al nord anche così, dopo decenni in cui si è negata questa presenza che viene organizzata, beh, non ce lo dice l'operazione Infinito, non ce lo dice neanche l'operazione Ulisse, ce lo dice per esempio un dato fondamentale, quasi 3.000 condannati in via definitiva per mafia, che a metà degli anni 90 la direzione settoriale di mafia di Milano ha portato la sbarra e ha fatto condannare. Ce lo dice il dato dei beni confiscati. Lombardia oscilla tra il 4 e il 5 posto, ecco, quel dato è in riferimento soprattutto alle inchieste e alle operazioni fatte più di 10 anni fa. Se dovesse andare a confisca definitiva una quota parte di quello che è stato sequestrato in questi ultimi 2 o 3 anni, la Lombardia non sarebbe più al 5 posto come è oggi, ma salirebbe al 4, al 3, al 2. Questo vuol dire che probabilmente dobbiamo interrogarci anche sulle ragioni di una presenza così capillare della criminalità organizzata in questa regione, che torno a dire non la scopriamo nel 2010. Però è vero che nel 2010 quella sberla è stata una sberla salutare e che ha portato molti territori a riprendere questo tema e a farlo proprio. Fino al 2008 come leader regionale avevamo la metà dei coordinamenti che oggi sono attualmente funzionanti, come ho compreso. Dal 2008 a oggi abbiamo dato vita, questa mattina è il quinto, a 5 nuovi coordinamenti di Libera. Questo vuol dire che non tutti i mali vengono per nuocere? Sì, anche, ma vuol dire soprattutto che c'è una consapevolezza nuova. C'è una consapevolezza anche, lo dimostrate voi con le cose che ci siamo sentiti dire questa mattina dai vostri interventi, che quanto facevamo ciascuno di noi, ciascuna delle vostre realtà, quanto è stato fatto? Dai percorsi del coordinamento comasco, alla formazione del centro servizio volontariato, alla fermata antimafia dell'ARCI, alle iniziative fatte dai sindacati, non bastavano più, serviva qualcosa di più, e quel qualcosa di più vuole essere Libera. Che cosa sia Libera? L'ho detto all'inizio, un'associazione di associazioni, però in realtà non esprime fino in fondo quello che Libera è ed è stata in questi anni. Dobbiamo usare molte parole per parlare di Libera, e questo è frutto anche di quei cambiamenti che ci sono stati in questi 18 anni. Se dovessi usare un'unica espressione, utilizzerei questa, una tensione continua verso il cambiamento, una tensione continua che chiama in causa ciascuno di noi, con le sue idee, con le sue storie, anche qua, perché oggi l'abbiamo sentito, abbiamo associazioni che afferiscono al mondo laico, abbiamo una parrocchia, e questo è molto importante, abbiamo associazioni cattoliche, e Libera è questo anche a livello nazionale. Ci sono dei centri sociali, ci sono le diocesi, ci sono i gruppi scout e c'è Lega Ambiente. Tenere insieme tutto questo non è facile. A complicare ulteriormente le cose, ma anche a renderle estremamente facili, da qualche anno a questa parte, altra modifica fatta a livello dello statuto, la possibilità di avere dei soci singoli, perché Libera appunto nasce 18 anni fa come un'associazione di associazioni e non c'era la possibilità di tesserarsi come singoli soci, è stata introdotta da pochi anni, questo perché c'erano molte persone che chiedevano, non riconoscendosi legittimamente nei percorsi dei sindacati e delle associazioni, di dare una mano a Libera come socio di Libera. E l'avete visto, e lo stiamo verificando anche su questo territorio, come l'elemento, la miccia nuova, scatenante per la costituzione di un percorso che si era già provato a fare negli anni precedenti, che cercasse di mettere insieme le tante cose che venivano già fatte, sia stato possibile proprio perché c'è stato un gruppo di persone giovani, e non solo, perché considero tutte le persone che siete qua oggi come parte attiva di Libera, quindi forse è bene usare questa espressione giovani di Libera, ma impariamo a usare anche noi uomini e donne di Libera, perché siamo chiamati tutti in causa. Però ci sono stati loro che, forti di quell'esperienza che hanno fatto, hanno dato la spinta fondamentale per aprire finalmente questa porta. E allora dobbiamo continuare su questa strada. Veniva ricordato, Martino lo diceva all'inizio, come anche Stefano, questo è un momento importante, ma è un po' come il giro di boa. Fino a qua siamo arrivati, ora giriamo attorno a questa boa e ripartiamo consapevoli che abbiamo bisogno di nuove spinte in avanti. Abbiamo bisogno cioè di raggiungere quelle tante persone che oggi qua non ci sono, quelle tante persone che continuano a pensare nel nostro paese
che alla fine la furbizia paga, e spiegare loro che se le mafie non sono un loro problema, le mafie comunque si interessano di loro, mettendo per esempio la mano nel portafoglio di tutte le famiglie italiane, non solo, creando condizioni di lavoro nelle quali la sicurezza viene costantemente disattesa e al centro del cantiere non c'è più l'operaio, la risorsa umana, ma c'è la prestazione, c'è il risultato, possibilmente da ottenere in meno tempo possibile. E quante volte accade anche questo all'interno dei posti di lavoro, non soltanto nel cantiere, che può essere l'immagine più plastica per parlare di questo tema. E quante volte accade nel mondo della scuola? Allora, si fanno magari anche questi belli interventi, alcuni di loro li hanno già fatti nelle scuole, poi il resto della giornata, il messaggio che passa è un altro. Il messaggio che passa è che la nozione è un po' fine a se stessa, che siamo in quell'aula non per costruire un percorso comune, ma per fare in modo che ciascuno di noi abbia quelle competenze per mettere i piedi in testa all'altro. Ecco perché il lavoro che Libera ha incominciato 18 anni fa nelle scuole, con un settore dedicato che si chiamava Libera Scuola, oggi è stato cambiato, ha un altro nome, si chiama Libera Formazione, perché c'è, qualcuno di voi già lo diceva, questa istanza continua di formazione. Ecco allora che non ci bastano più le scuole, ecco il lavoro nelle università, il lavoro con gli ordini professionali, le tante iniziative pubbliche che si fanno alla sera, parlando con cittadini e associazioni, sono questo, sono dei momenti di formazione e di informazione. Perché delle mafie non se ne parla, o se ne parla è soltanto per ripercorrere alcuni stereotipi, e l'abbiamo sentito anche. L'abbiamo sentito proprio in questi giorni, in riferimento anche ad alcune vicende che sono accadute sul territorio di Milano, con testate nazionali che fanno fatica a parlare di questi temi, con cronache locali di testate nazionali che preferiscono tenere distinto il duplice omicidio di via Muratori a Milano dal forte condizionamento della 'ndrangheta su questo fronte. Ci sono voluti più di 3-4 giorni per pubblicare un'inchiesta su Corriere.it da parte di un giornalista, perché quello che veniva rimproverato al giornalista è che era fissato sulla questione della 'ndrangheta. Dicire il giornale che su queste cose non ha parlato, non ha fatto approfondimenti. È venuto il TG nazionale, il TG3, ci sarà la prossima settimana probabilmente, a chiedere spiegazioni anche a chi magari su questo territorio è attivo da diversi anni, quali sono i possibili collegamenti tra le vicende criminali di cui ho parlato e il controllo che la 'ndrangheta esercita su questo territorio. Non si può arrivare in una via centrale di Milano alle 8 di sera e ammazzare due persone nel modo in cui sono state ammazzate, se non si è dei killer professionisti, e non ci si allontana da quel luogo in quel modo se non si è dei professionisti. Vogliamo davvero pensare che sia stato soltanto un fatto isolato? Vogliamo pensare che quando la mattina alle 8 uno sale in macchina sia normale trovarsi gambizzato dicendo sì, aveva qualche problema in fabbrica? Ho capito, ma perché se le stesse cose succedono a Gela, a Locri, tutti pronti a dire che c'è la mafia? Queste cose quando accadono, oramai da anni, anche in questo territorio, tutti a Milizza. Allora io credo che ci sia la necessità di questo lavoro, che è un lavoro lungo, che è un lavoro importante. Quello di oggi, torno a dire, è soltanto un passaggio fondamentale. Passaggio fondamentale perché noi arriviamo molto velocemente al programma regionale, stiamo ragionando da alcuni mesi a questa parte con gli altri referenti provinciali, con gli altri coordinamenti, su quali possono essere i temi per radicare ulteriormente la presenza di Libera su questo nostro territorio. Ma non per mettere la bandierina di Libera in ogni dove, non serve quella. La bandierina di Libera arriva, ed è arrivata anche a Como, nel momento in cui c'è stata una condivisione, c'è stato un percorso fatto non solo dalle associazioni ma anche dalle persone, c'è stata questa volontà di dire da oggi in poi si va avanti insieme. E quindi io colgo positivamente anche l'invito degli amici dell'ARCI che dicono il testimone non lo passiamo perché noi vogliamo portarlo insieme, e certo che dobbiamo portare insieme. Certo, non serve, la delega non serve, la delega Libera non serve a nessuno, così come non serve la delega alla magistratura, alle forze dell'ordine per contrastare le mafie, se no Borsellino quelle cose non le avrebbe dette.
Ecco allora che i temi sui quali abbiamo ragionato in questi mesi sono alcuni, fanno parte del DNA di questa rete di associazioni fin dalla sua costituzione. Il tema dei beni confiscati, con l'individuazione di un luogo singolo a livello regionale, e abbiamo già da alcuni anni avviato due campi di lavoro, analoghi a quelli che